Benissimo, allora consegno il microfono per eventuali domande. Darei subito la parola giustamente alla signora che aveva una domanda per il professor Lavagno. Vorrei chiedere se questi modelli sono stati significativamente validati dall'esperienza, ex post. Cioè, sono in che grado di affidabilità, certo, alla prova dei fatti, cioè col futuro, hanno dato? O sono solo un esercizio così accademico? No, no, sono modelli che devono essere prima di tutto calibrati nell'anno base. Quindi occorre che il modello nell'anno base descritto riproduca se stesso, il che è già una prima validazione perché l'anno base in genere è alcuni anni prima dell'anno in cui il modello viene fatto, quindi si utilizzano un certo numero di anni per validare anche un primo trend. Ma come ho detto, non si tratta di avere una visione del futuro, si tratta di vedere cosa succede se. Allora, gli schemi che lui ha presentato sono implementabili, vengono implementati correttamente in questi modelli e si valuta quanto costano, se sono fattibili e cosa va a finire. Tutto lì. Quindi non è che il modello risponde a delle esigenze né di crescita né di decrescita. La domanda è esogena. L'analista o diciamo, chi ha commissionato lo studio imposta il proprio scenario di crescita o di decrescita o di mantenimento. Quindi non c'è una dinamica interna per cui per forza ci deve essere. La crescita, se c'è, è perché qualcuno l'ha imposta. Allora si va a vedere se questa è l'ipotesi di lavoro, questo sistema, come reagisce. Il modello di per sé non deve sposare una tesi, la verifica in termini economici, ambientali e tecnologici. Allora, delle cose che il collega ha detto, molte mi trovano ampiamente consenzienti, in altre, diciamo, per forza di presentazione ho dovuto fare alcune semplificazioni. Ora, è chiaro che la cogenerazione è di per sé, per definizione, ottimale, ma bisogna trovare anche il modo di utilizzare il calore prodotto, perché se no, se un impianto di cogenerazione mi serve soltanto 6 mesi all'anno, per 6 mesi non è in assetto cogenerativo. Questo succede alla centrale di Moncalieri, che se ne dica, e non se ne può fare altrimenti, a meno di non sviluppare impianti che producano freddo con tecnologie di assorbimento utilizzando il calore. Ma questa tecnologia certamente in casi climatici in cui non c'è possibilità di usare il calore non è utilizzabile, direi circa metà dell'Italia. Quindi certe affermazioni vanno bene in certi contesti climatici, in certi concetti di uso. Il caso delle casa clima diciamo a 30-40 kWh al metro quadro all'anno è realizzabile in edifici di una certa tipologia. In un contesto in cui il patrimonio edilizio evolve nel suo rinnovo con un ricambio di circa del 2%, non è pensabile avere a breve soluzioni di questo tipo a meno di non instaurare un'economia che viene chiamata di guerra, cioè nel senso di obbligare la gente a investire i soldi in quello. Voi avete chiaro che la capacità di investimento dei privati come quella del pubblico è limitata. Cioè, il modello potrebbe essere lasciato libero, col che sceglierebbe immediatamente le cose più furbe, più rapide e meno costose e più vantaggiose, ad un costo enorme che l'economia non è in grado di sopportare. Quindi purtroppo l'economia è una scienza triste e quindi bisogna confrontarsi con la capacità di investimento. Allora, se il patrimonio edilizio, diciamo fisiologicamente, si rinnova al 2%, al 3% all'anno, non è colpa né mia, né sua, né di altri. Per poterlo accelerare, poter avere in tempi più brevi dell'innovazione come quella auspicata, occorre mettere in moto un insieme di iniziative che sono complesse, che richiedono capacità da parte dei politici di impostarla, capacità da parte della popolazione di essere disponibile, richiedono una modifica di comportamenti cospicua. Quando vi ho fatto l'esempio di Greenpeace, che ha fatto quello studio
sull'assenza, che diciamo ha una sua finalità limitata, nel senso che è stato un esercizio per valutare se era pensabile un mondo senza combustibili fossili. Se voi andate a leggere quel testo vedete che il mondo fra cent'anni è sostanzialmente diverso da quello che noi abbiamo, ma in quello schema ci sono voluti 100 anni perché hanno dovuto immaginare, io non è che sposo quelle tesi, ma voglio dire, quell'esercizio ha dovuto immaginare un'evoluzione di comportamenti, di tecnologie, di sistemi abitativi, di mobilità, di cambiamenti, diciamo, l'urbanista deve cambiare il mondo per poter raggiungere certi obiettivi. Questo non deve impedirci di volerlo fare, bisogna essere un po' più realisti, secondo me. E purtroppo con questi modelli noi vediamo che certe affermazioni non riescono a trovare una realizzazione rapida, veloce, come invece è molto più facile fare quando si deve fare una esemplificazione di questo genere. Il modello di per sé non è che sposa una tesi o l'altra, l'adottiamo. Tecnologie da 6 e da 3 watt kilowattora al metro quadro all'anno, possiamo mettere. Quanto costa? Chiedo se è stato validato. Ma non posso validare un futuro che non c'è ancora. No, ma lei ha iniziato qualche anno fa, no? Sì. La validazione implicita nei primi anni, certo. Che dava dei risultati adesso? Non dei risultati. L'applicazione di certe politiche avrebbe condotto all'evoluzione, ma se l'applicazione di quelle politiche non c'è stata. Non ci sono state politiche in Italia di nessun genere, non ci sono state politiche di intervento pianificatorio dell'energia di nessun genere. No, è il processo BAU, business as usual, le cose sono andate avanti ed è il modello BAU che noi possiamo anche ipotizzare per il futuro. Se nessuno è in grado di modificare comportamenti, scelte, investimenti, atteggiamenti, il mondo continuerà ad andare avanti come è andato sinora. Quindi c'è poco da validare, è così. Scusate, solo prima di dare la parola quindi per il prossimo intervento, volevo solo dire che metteremo poi qua un foglio e tutte le persone che vorranno avranno poi la possibilità di lasciare il proprio nominativo per essere informata poi dei prossimi eventi, sempre tramite Civica. Mi sembra che c'era forse il signore in terza fila. A proposito di tappare i buchi, come mai le ESCO, che sono quelle società che realizzano il risparmio energetico a costo zero, sono poco conosciute dalla popolazione, gli amministratori di condominio non sanno che esistono queste società, i condomini non lo sanno, quindi, cioè, arrivando proprio a livello terra-terra, della popolazione, di quelli che potrebbero realizzare del risparmio energetico, ma manca l'informazione. Io sono andato a assistere al convegno di Uniamo le Energie, non ho mai sentito parlare delle ESCO. Non è un caso. È stato un convegno per degli addetti ai lavori. Ma la gente comune, quella che ha bisogno dell'informazione per convenienza sua e per contribuire a ridurre questa benedetta emissione del CO2, non è informata, nessuno ne sa niente. Io sono andato, ho fatto lo gnorri, sono andato all'assessorato all'ambiente, non sapevano niente delle ESCO. Però mi hanno mandato in via Livorno, dove c'è il reparto. Mi sarei stupito del contrario. Ecco, però mi hanno mandato in via Livorno, dove c'è l'environment, no? E lì conoscevano le ESCO, tant'è che mi hanno mandato via email l'elenco di tutte le ESCO che ci sono in Italia. Uno studio di una società, insomma, che in questo momento non mi viene. Insomma, sanno tutto, però passare l'informazione ai cittadini non riesco a capire. Se qualcuno mi può rispondere, la ringrazio. Io mi riallacciavo al discorso della validazione. Lei ha detto non ci sono state politiche energetiche.
però nel mondo ci sono tanti comportamenti e tante politiche energetiche diverse, per cui uno potrebbe fare riferimento a una certa area che ha diciamo comportamenti e politiche diverse, verificarle sul modello, dice vedo funziona, ecco, per cui questo... io ho detto semplicemente potuto sviluppare delle sequenze anche da una decina d'anni di comportamenti non vincolati al raggiungimento di obiettivi particolari. Cioè il sistema è andato avanti sulla base di convenienze dei singoli operatori e non sulla base di politiche se non l'applicazione di norme, ovviamente la fuoriuscita di veicoli di Euro 0, Euro 1, quella chiaramente viene impostata e viene recepita dal sistema e quindi il sistema si adatta a questa nuova configurazione. Ora, questi modelli sono stati utilizzati negli ultimi 20-25 anni a vari livelli di tipo territoriale, cioè sia a livello municipale che a livello di regioni, macro regioni o addirittura di stati, in una settantina di paesi, dove sono serviti per avviare diciamo, politiche di intervento di varia natura. Una volta avviate queste politiche, sulla base di questi studi, che praticamente è uno studio di fattibilità a livello integrato, perché non è soltanto relativo ad un settore, ma è completo, sono state poi attuate delle misure. Le misure in genere hanno dato la risposta in quella direzione, perché la misura va a toccare o la normativa o la convenienza economica, che sono le due molle, una è un vincolo, l'altra è una molla, che in genere fa cambiare i comportamenti. Quindi in genere si può dire che ove sono stati attuati scenari di quelli descritti, hanno avuto questo esito. Tenete presente che però gran parte di questi modelli servono per esplorare scenari di lunghissima durata. E quindi da questo punto di vista l'esplorazione di qui a 20, 30 anni, 40 anni non è stata ancora acquisita come un elemento diciamo, storico da poter sostenere un discorso della validazione sulla base del comportamento di un sistema all'interno di quel contesto di vincoli. Due domande veramente telegrafiche. Si è parlato questa sera e come è dato, è emerso il fatto che il patrimonio edilizio si rinnova del 2-3% annuo, ma di questo 2-3% che percentuale evolve verso un risparmio energetico oppure si costruiscono case di una modestia assoluta da questo punto di vista e quindi il miglioramento non c'è? Seconda domanda, l'Italia invece di migliorare è peggiorata, invece il resto d'Europa come si è comportato? Io posso rispondere sul primo punto. L'esperienza mostra che gli interventi più recenti di edilizia hanno ignorato totalmente ogni indicazione, nonostante fossero note, palesi, sono stati pubblicati linee guida di varia natura, alcune efficaci, altre meno. In ogni caso la libertà del costruttore è stata totale. Noi abbiamo la grande maggioranza delle nuove cubature tutte con caldaiette, cioè, voglio dire, questo è allucinante qui a Torino. Posso dire alcune risposte? Innanzitutto io penso che la maniera peggiore di utilizzare la cogenerazione è il teleriscaldamento. La maniera peggiore è interesse soltanto di chi possiede, fare il teleriscaldamento è interesse di chi possiede delle centrali termoelettriche, cioè dei monopoli. Difatti io non parlavo della grande cogenerazione, ma ho parlato di microcogenerazione. La microcogenerazione ha delle caratteristiche completamente diverse e poi insomma nessuno può pensare che venga fatto così d'amblè un piano di rinnovo di tutto quanto il parco edilizio italiano. La microcogenerazione può cominciare a essere applicata negli edifici più energivori e negli edifici che hanno maggiori consumi di energia elettrica e di energia termica in maniera continuativa nel corso dell'anno. Non so, pensate se voi sapevate negli ospedali, abbinata alla
trigenerazione, le pompe di calore di assorbimento, noi potremmo utilizzare per tutto l'anno il calore, anzi faremmo il fresco utilizzando il calore di scarto, quindi senza consumare energia elettrica, ma immettendo energia elettrica nella rete. Quindi questo è il primo elemento. Piccoli impianti, ho sempre detto che la dimensione dell'autoconsumo, dell'autoproduzione è fondamentale per una politica energetica rispettosa dell'ambiente. Il secondo questione, non è che noi dobbiamo aspettare che le case si rifacciano, i lavori di ristrutturazione si possono fare benissimo sul patrimonio esistente, senza abbatterlo. E da questo punto di vista, quello che mi dà un po' di speranza, poi parleremo anche del mondo fra 100 anni, mi dà un po' di speranza, è che tutta una serie di operatori economici cominciano a lavorare in questa maniera, non perché abbiano delle particolari convinzioni ecologiche, ma perché intravedono un business in questi affari qua. Ho comprato recentemente dei doppi vetri per ristrutturare una casa che non butterò giù, quindi non è quel 2%, ho comprato dei doppi vetri, sono andato da un vetraio normalissimo, modestissimo, da cui ero andato qualche anno fa per fare degli altri lavori. E c'era una ragazzina, la giovane signora che riceveva il cliente, la prima domanda che mi ha fatto, mi ha detto: i doppi vetri li vuole con l'aria o col gas? Ho detto: ma veramente col gas li voglio, no? Vuole che sia Krypton o Argon? Il vetro interno lo vuole di 4 mm come quello esterno o vuole basso emissivo? Quello basso emissivo lo vuole magnetronico o pirolitico? Cioè, c'era una serie di operatori cominciano a mettersi nella logica, cioè la giovane signora, appunto, non gli interessava niente delle cose ambientali, penso perlomeno, però diventava più concorrenziale rispetto agli altri vetrai della zona. Implementava la sua professionalità offrendo qualche cosa di più conveniente, di più interessante. E guardate, io mi sono stupito quanto costassero poco. Se poi si pensa che c'è anche il 55% di detrazione sulle tasse, su queste cose, cioè se uno avesse comprato, che so, delle maioliche firmate, no, per il bagno, uno smette Pierre Cardin, cosa prima di senso, avrebbe speso di più. Allora, c'è per fortuna tutto un lavoro di ristrutturazione. Per esempio, noi come Movimento per la Decrescita Felice, nel nostro programma, noi non siamo un partito, non ci presentiamo alle elezioni, ma suggeriamo delle cose, proponiamo che si blocchi l'espansione edilizia, che si blocchi, che i piani regolatori non consumino più un centimetro quadrato di terreno agricolo. Se si fa una cosa di questo genere, l'attività edilizia non può che dirigersi nella direzione della ristrutturazione dell'esistente. E c'è un mondo da fare, perché negli ultimi 50 anni di follia, no? Con abbondanza di fonti fossili a basso prezzo, abbiamo costruito in una maniera vergognosa e continuiamo, come diceva il professore, a costruire in maniera assolutamente vergognosa. Ecco, allora, da questo punto di vista, insomma, ci sono delle possibilità che sono più ampie di quanto non si immagina, perché nel tessuto sociale stanno nascendo queste... Perché non si è fatta fino adesso una politica energetica? Io credo, se dovessi proprio stringere, no, per 3 ragioni. Primo, perché ci sono dei monopoli che vendono, dei monopoli nel settore dell'energia. Pensate che all'inizio, quando si sono posti negli anni 70 i problemi delle crisi energetiche e così via, il nostro Stato ha ritenuto che fare una politica di efficienza e risparmio energetico fosse incaricata all'Enel. Come chiedere, che so, mettere a capo dell'Avis Dracula. Ecco. Allora, c'è stata, primo elemento, ci sono state una serie di soggetti che, lavorando in situazioni di monopolio o di oligopolio e guadagnando su quello che vendono, no? Qui a Torino c'è la municipalizzata, oltre, non hanno fatto per niente politiche di efficienza energetica, perché avrebbe significato ridurre i loro guadagni. Secondo, perché ai politici non gliene importa niente. Se uno legge le cose che scrivono, si capisce benissimo che ripetono frasi fatte di cui non sanno il significato. Quindi è una... Allora, posso dire ancora peggio: mentre in tutto il resto d'Europa la destra e la sinistra si combattono come punti principali del programma l'ambiente, su più è capace di difendere l'ambiente, la politica, che so, a Londra stanno costruendo un quartiere intero di case a bassissimo consumo e con fonti rinnovabili per autoconsumo,
Va bene. E la politica l'hanno fatta sia il sindaco Livingstone, sia la sta facendo il sindaco attuale, che è di centrodestra. Non so, la Merkel ha posto per un certo periodo di entro un certo periodo di tempo il blocco dell'espansione edilizia in Germania. Sarkozy che ha bloccato la costruzione di nuove autostrade in Francia e compagnia bella. A destra e a sinistra si combattono sull'ambiente. In Italia a destra e a sinistra si combattono su chi se ne frega di più dell'ambiente. Questa è la questione. Terzo elemento, perché noi abbiamo avuto degli ambientalisti in Italia che hanno fatto il discorso dal punto di vista ideologico. Dice, perché metti i pannelli fotovoltaici? Perché non inquinano. Allora, se fai il ragionamento, ma scusa, quanto ti fanno ridurre le emissioni di CO2 i pannelli fotovoltaici a parità di investimento rispetto a un cappotto? Questo ragionamento non entrava nella testa. Perché se mettendo il cappotto, spendendo di meno, riduco di più le emissioni di CO2, i pannelli fotovoltaici fanno un danno ambientale, non fanno un vantaggio ambientale. Però sono belli, sono puliti, energia pulita. Cioè non hanno mai fatto un ragionamento che sposasse l'aspetto economico-tecnologico con l'aspetto ambientale. Mentre se si fa questo tipo di ragionamento si vede che le cose più efficienti dal punto di vista energetico e quindi più interessanti dal punto di vista ambientale sono anche le più interessanti dal punto di vista economico. Discorso delle ESCO. Le ESCO sono naturalmente l'oggetto opposto rispetto a chi lavora nel settore dell'energia con l'obiettivo di far aumentare i consumi, perché le ESCO sono la classica società della decrescita. Cioè, bene. Allora, turano i buchi e si ripagano i costi di investimento con la riduzione, incassando per un certo numero di anni la riduzione dei costi di gestione che riescono a ottenere. Maggiore è la riduzione dei costi di gestione, più breve il tempo di rientro dell'investimento, più interessante dal punto di vista economico è l'intervento. Bene, se le ESCO non vanno avanti, è la ragione che abbiamo detto, non sono neanche conosciute, la ragione è questa. Chi può fare la ESCO? Tutte le società che lavorano nel settore dell'energia possono lavorare come ESCO. Soltanto che un conto è lavorare facendo un progetto, realizzando delle cose e venendo pagati. Un conto è facendo il progetto, realizzando le cose e pagando di tasca propria e incassando i soldi soltanto se hai lavorato bene. Ora, nessuno posto di fronte a questa alternativa sceglie la seconda strada, che è quella più difficile, sceglie la prima. Allora, quello che occorrerebbe un forte sostegno di carattere politico a società di tipo Energy Service Company, perché questa è l'unica strada che ci consentirebbe di trasformare in un affare economico e in uno sviluppo occupazionale degli interventi che vanno nel senso della riduzione dei consumi di energia. Il mondo fra 100 anni, ci sarà il mondo fra 100 anni? Sì, il mondo ci sarà sicuramente. Io ho dei dubbi che ci sia l'umanità fra 100 anni, no? Allora, lo dico non perché sono pessimista, ma faccio se uno dice guarda che se ti danno una martellata in testa diviene un bernoccolo e svieni, non è che è ottimista o pessimista, costata un fatto. Allora, voi sapete che tutti i cambiamenti climatici in corso sono causati da un aumento della temperatura terrestre che nel secolo scorso, esattamente dal 1905 al 2005, è stata di 0,74 gradi a livello mondiale. Cioè, tutto quello che sta succedendo è determinato da un aumento di meno di un grado nel corso di un secolo. Quello che ci dice oggi l'IPCC e l'Unione Europea è che se saremo capaci di ridurre l'emissione di CO2 del 20% entro il 2020, utilizzando tutte le strade che lei dice, la temperatura della Terra questo secolo aumenterà di 2 gradi, cioè più del doppio del secolo scorso. Quindi se tanto mi dà tanto, queste sono cioè nessuno si pone più il problema di diminuire la temperatura, ma di controllare gli aumenti della temperatura. Se non si ridurrà del 20% entro il 2020, la temperatura salirà più di 2 gradi e se raggiungerà un aumento di 4 gradi, verranno meno le condizioni che hanno consentito lo sviluppo della specie umana. Quindi non è che noi roviniamo il mondo come dicono i giornali, no, noi roviniamo semplicemente le condizioni che hanno consentito lo sviluppo della nostra specie. Anzi, il mondo, la Terra, questo organismo Gaia, se sparisce la specie umana, tira un sospiro di sollievo, starà meglio. E poi sarà popolata da altri esseri viventi, no? Creeremo le condizioni perché i principali abitanti del pianeta siano i topi e gli scarafaggi.
Ecco, allora, questo è l'obiettivo che noi abbiamo davanti, la cosa da affrontare. Per cui è del tutto irresponsabile, come si sta facendo adesso, ignorare queste cose, anzi fare quello che sta facendo il nostro governo attualmente, rifiutarsi di applicare le politiche, tanto non, cioè, ma perché si preoccupano? Tanto non ci riescono lo stesso, perché se non vogliono fare non lo fanno, ma vogliono anche una sanzione normativa di dire noi abbiamo diritto di non rispettare le misure che comportano un aumento della temperatura terrestre di 2 gradi entro il 2020. E cosa succede? Oltre a dire stanno togliendo gli incentivi per la ristrutturazione delle case. Ora, è chiaro che l'unica cosa intelligente che è stata fatta negli ultimi 25 anni dal punto di vista energetico è questo contributo che viene dato del 55% di riduzione delle tasse dell'IRPEF per interventi finalizzati a ridurre i consumi di energia, non implementare. Questo toglie il 55% e poi pretende di investire nel nucleare per implementare l'offerta. Va bene? Questi non si rendono conto che prima di tutto i soldi non ci stanno. No? Secondo, che anche se si partisse domani a fare queste cose, ma voglio vedere, in qualsiasi paese dicono facciamo una centrale nucleare sotto casa, bene, se non viene fuori una rivoluzione, devono stare ben attenti. Va bene? Ci vogliono 20 anni, 15 anni prima che inizi una centrale. Quanti ne abbiamo adesso? Siamo nel 2008, più 15, siamo già oltre al 2020, siamo già oltre. Allora, cerchiamo di renderci conto che questi sono gli obiettivi che abbiamo davanti. Fare tanti scenari per il futuro senza renderci conto che se certe cose non si fanno adesso non c'è futuro è veramente miope e irresponsabile. Allora c'è un intervento ancora dietro. Buonasera, salve, volevo chiedere un'informazione. Quest'anno è stato fatto in Cina un convegno tra i maggiori forze industriali, e quale la Cina ha detto che non voleva abolire le sue emissioni perché stava crescendo industrialmente. Come possiamo noi Italia con un solo 20% abbattere questo incremento della temperatura dell'ambiente? Sì, allora la domanda è questa. La Cina, per esempio, adesso tanto per capirci alcune cose, la gente si scandalizza quando si legge che muoiono dei minatori cinesi dentro la miniera di carbone, no? Cioè i cinesi cosa fanno? Ma in Inghilterra nell'Ottocento cosa succedeva? Si scandalizzano che lavorano i bambini, ma in Inghilterra nell'Ottocento cosa succedeva? La Cina sta rifacendo esattamente quello che sono state le tappe dello sviluppo industriale dei paesi occidentali. Siccome noi esercitiamo un fascino nei confronti di questi popoli, che lo vogliamo o che non lo vogliamo, tendono a imitare quello che abbiamo fatto noi. Magari in tempi più accelerati, ma il processo è quello. Allora, se noi per primi facciamo delle scelte in questa direzione, proprio utilizzando il fatto che esercitiamo un fascino nei confronti degli altri e che gli altri tendono a imitarci, si può mettere in moto un meccanismo di imitazione nei nostri confronti. Altrimenti come possiamo dire a loro non fate quelle cose che le abbiamo fatte noi e che continuiamo a farle? Sì, ma il problema non è lo sviluppo della Cina, infatti loro non vogliono fermare il loro sviluppo, quindi avranno un inquinamento superiore alle altre nazioni. Allora, stanno facendo quello che abbiamo fatto noi. Sì, ma se il problema dell'aumento della temperatura terrestre di 2 gradi cambierà l'ambiente in cui viviamo, avviene in 20 anni, e loro non vogliono rinunciare per 40 anni all'incremento industriale, come si può... Vabbè, c'è pure a dire che io sono arrivato a 61 anni, che ne campo altri 20, spero di campare ancora, e poi quello che succederà, succederà. Che devo dire? Che devo dire? Io... Allora, l'unica maniera di bloccare questo meccanismo è quello di cambiare strada noi. Ma quello che si chiama sviluppo, che cos'è poi? È la crescita del prodotto interno lordo. Allora, fino a quando noi non capiremo che l'obiettivo fondamentale dell'economia non deve e non può essere la crescita del PIL, perché gli altri lo devono capire? Gli altri continueranno a farlo. Noi siamo convinti, leggete sui giornali, che bisogna essere tutti allarmati perché il paese entra in una fase di crescita negativa, la chiamano, no? È come davanti a un vecchietto di 100 anni dire che c'è una gioventù negativa. Eppure, lo dicono sul serio, vabbè, tutti che si preoccupano di far crescere il nostro paese, di rilanciare l'economia, tutte queste cose. Allora, se l'obiettivo è la crescita,
dei consumi? In un paese come il nostro, in cui le persone hanno il triplo di quello che è necessario, va bene, rilanciare i consumi significa far buttare via sempre più in fretta le cose che si hanno e quindi aumentare le quantità dei rifiuti. È il modello che non funziona, è il modello. Se non riusciamo a capire che l'obiettivo dovrà passare da una economia fondata sulla crescita del PIL a un'economia che passa attraverso una fase di decrescita per arrivare a porsi degli obiettivi diversi, che non è più l'aumento della produzione di merci, gli altri, quelli paesi in via di sviluppo, questo nome orribile, è un concetto razzista, paese in via di sviluppo, non so se ci rendiamo conto, perché si parte dall'idea che noi siamo i paesi sviluppati, loro sono non sviluppati perché non sono come noi, vanno in via di sviluppo quando cominciano a imitarci, noi siamo il modello a cui tutte le culture si devono riferire, fino a quando noi non cambieremo il nostro modello fondato sulla crescita del PIL, gli altri si sposteranno verso la crescita del PIL, e ci saranno questi disastri. Se invece noi saremo capaci di elaborare dei modelli economici diversi, che ripeto, hanno una fase di decrescita per arrivare a delle forme diverse di finalizzazione dell'economia, allora gli altri può darsi che si mettono anche sulla nostra strada e questa è l'unica speranza che abbiamo, che la situazione si possa invertire. Poi una cosa sulle centrali nucleari. Forse molti non lo sanno, ma vabbè, per creare una centrale nucleare ci vogliono 15 anni. Molti soldi e soprattutto serve l'uranio. Siccome l'uranio non si trova in forma minerale, in giacimenti minerali, si trova in percentuali sul terreno, è molto scarso, quindi arriveremo a 15 anni a fare le centrali nucleari, però non avremo l'uranio per mandarle avanti, per produrre energia. Nel frattempo avremo fatto un'altra grande opera. In questi anni sta comprando le testate dalla Russia per poterle usare nelle sue centrali. Le fonti... in Congo, ma quelle sono già state prese in appalto da Francia e Cina, quindi arriveremo che l'Italia tra 15 anni avrà fatto delle centrali nucleari e sarà il solito spreco di soldi pubblici, perché non potrà più avviarle non avendo nemmeno i soldi per comprare un minerale che già sta scarseggiando, diventerà ancora più scarso tra 15 anni, sarà il solito spreco pubblico, come al solito. Posso dire una cosa su questo punto? Io non penso che l'Italia si avvierà verso una politica di insediamento nucleare, per cui non posso immaginarlo per una serie di motivi dovuti anche alla inconsistenza del sistema tecnologico italiano, che non sarebbe comunque in grado di realizzarlo. Però qualche puntualizzazione sulle affermazioni di tipo generico mi corre obbligo di farlo. Prima di tutto, l'ultima centrale che è in costruzione, quella finlandese, ha impiegato 6 anni ed è in fase di completamento. L'uranio è uno dei minerali più diffusi sulla Terra, il maggior produttore è l'Australia insieme al Canada e ce n'è a Iosa. È sempre un problema di a che costo lo si estrae, esattamente come il petrolio, come il rame, come qualunque altra risorsa. Quindi, diciamo, prefigurare questi scenari, vabbè, può fare colpo, ma sono sostanzialmente errati. Buonasera, volevo un po' dare una sorta di luce positiva in questa discussione sulle energie rinnovabili, dato che c'è molto pessimismo, ho intravisto un po' di problematiche, ecco, senza soluzione. Diciamo che ho avuto il piacere e l'onere di collaborare in una progettazione edilizia, parliamo del 2% di quelle famose nuove costruzioni, che però ha presentato attenzione alle rinnovabili. Quindi diciamo che è stato pianificato la costruzione di un impianto geotermico orizzontale, un fotovoltaico sul tetto, quindi... poi un incappottamento deciso, ecco, verso le murature paramano esterno con isolante di 16 cm, parlo di neopore, eccetera. E quindi si è, diciamo, riusciti grosso modo a bilanciare quello che è il riscaldamento mediante geotermico, COP pari a 4 per i tecnici, con il fotovoltaico sopra il tetto. Non si è riusciti purtroppo a fare la ventilazione meccanica controllata con recupero di calore in fase di uscita.
Io sono uno che a me piace fare, essere al top, diciamo, nelle energie alternative, nel risparmio energetico. Volevo sapere da voi se c'è qualche cos'altro che si poteva ancora fare, oltre a istruire i futuri inquilini su come sfruttare al meglio queste cose. Ecco, un'altra cosa, noi non abbiamo fatto l'allacciamento al metano, perché per noi le emissioni del metano sono anche un danno, e quindi abbiamo ideato questa imposizione della cucina a induzione con materiale ferromagnetico, praticamente li vendono all'IKEA, sono tutti, diciamo, metodi per, secondo me, avviarsi verso quella che è una costruzione futuribile e rispettosa dell'ambiente. A voi la parola, se ci sono altre cose da consigliare, ecco, grazie. Sì, esatto, vale. Buonasera, mi chiamo Ferrero Laura e volevo così esprimere una simpatia e un fascino per le cose che ci ha raccontato questa sera, nel senso che io personalmente, insomma, andrò a casa cercando di approfondire questo tema qua. Mi sembra però di aver capito che questo è un modello che implica un profondissimo cambiamento culturale, estremamente complesso, nel senso che a tutti i livelli noi siamo educati all'idea di sviluppo, l'idea di consumo. E mentre mi è assolutamente e tristemente comprensibile il fatto che la politica faccia un sacco di fatica in Italia in questo momento, io volevo chiedere che se questa vostra posizione della decrescita è sostenuta dall'università italiana. Nel senso, è un'idea estremamente convincente. Ora, che i politici non appoggino, insomma, siamo tutti grandi e vaccinati, ma le menti che ci sono in Italia appoggiano o no questo cambiamento culturale? Provare a rispondere. Beh, certamente di questi temi si parla nelle lezioni, e le informazioni e la conoscenza, presumo in maniera abbastanza ampia e generale, viene fornita. Su molte affermazioni però che oggi abbiamo sentito, né io né i colleghi siamo d'accordo. Ad esempio, sostenere che la cogenerazione distribuita e più di per sé è migliore della cogenerazione concentrata, la domanda non cambia, il clima esterno è lo stesso, se d'estate non c'è o che fa bisogno di calore, che sia piccolo, che sia grande, non cambia la domanda. Un impianto di piccole dimensioni per unità di potenza installata costa molto di più di un impianto di grandi dimensioni, quindi l'economia è contro, l'economia attuale, e quindi il comportamento delle persone è contro tutto ciò che è distribuito. Tutto ciò che è distribuito deve essere sostenuto, perché potrà dare dei vantaggi a lunga durata di tipo sociale, complessivo, e quando le installazioni saranno estremamente diffuse potranno scontare un costo di installazione minore. Ma oggi questo vantaggio economico non c'è, quindi è giusto che ci sia il 50% delle ritenute, cioè di esenzione fiscale, ma lo paghiamo tutti, e quindi è un intervento che la collettività fa per ottenere un vantaggio in prospettiva e far diffondere una tecnologia. Però oggi il comportamento dei singoli non va in quella direzione, perché non è motivato economicamente. I modelli che sono, diciamo, stupidi nella loro intelligenza, queste tecnologie le adottano subito, perché a lunga durata convengono, ma il comportamento dei singoli non ragiona a 50 anni, a 20 anni, a 30 anni, ragiona su dei bilanci di tempo di ritorno, degli investimenti molto più piccoli, come peraltro fa il sistema industriale, che nel contesto italiano non va oltre l'anno e mezzo. Inoltre, per poter investire a tappeto su una serie di innovazioni occorre mettere a disposizione una quantità di risorse che né le famiglie né gli stati hanno o hanno intenzione di mettere. Io aggiungerei a quello che diceva lui che
C'è un interesse oggettivo dello Stato a far consumare di più, perché le tassazioni che sono sulle voci energetiche rendono l'energia dal punto di vista economico sostanzialmente drogata. Cioè, i modelli quando ragionano in termini di costi reali rispetto ai costi di sistema vedono questa enorme differenza. Allora, quando lo Stato trae dalla vendita della benzina o dei combustibili una quota enorme delle proprie rendite, quindi Stato, Eni e altre compagnie sono, e quindi i governi ancor di più. Allora, tutto ciò fa sì che il sistema energetico sia fondamentalmente drogato da questo punto di vista. Qui non sia, è difficile per gli stessi modellisti descriverlo drogato, no? Perché in una descrizione di costi reali e con tempi di ritorno attesi che siano inferiori alla vita delle tecnologie, le tecnologie vengono scelte dal modello, però nella realtà questo non avviene, quindi noi dobbiamo drogare i modelli per renderli più affidabili dal punto di vista della risposta che essi danno. Ecco, circa il discorso di che più si può fare, ecco, non per nulla quella tecnologia arriva dall'IKEA in un contesto in cui l'energia elettrica costa una frazione, circa un quarto di quella che la paghiamo noi, ed è prodotta per metà da idroelettrico e per metà da nucleare. Quindi c'è un discorso dietro, ecco, cioè, usare energia elettrica è anche quello un modello. Venga valutato nei suoi pro e nei suoi conti. Il modello lo può inserire senza alcuna difficoltà, si tratta di vedere poi a conti fatti questa energia elettrica come viene prodotta e quanta CO2 ha dietro e così via. Va bene, direi che questa potrebbe essere l'ultima domanda, però vorrei ancora dare la parola al dottor Pallante. Io, da quello che ho capito dall'ultimo intervento, l'impianto di teleriscaldamento di Torino si è ammortizzato in un anno e mezzo. E allora perché dice queste cose qua? Mi ha detto che fanno investimenti... Allora, un impianto di microcogenerazione in piscina è stato ammortizzato in due anni e mezzo. Non so quanto ci mette l'impianto di teleriscaldamento... Però in piscina è un impianto, non è né microcogenerazione né macrocogenerazione. Non l'ho interrotto. Abbia pazienza, dico semplicemente che... l'idea che il grande sia più conveniente economicamente, il mondo industriale l'ha abbandonata alla fine degli anni 60, mi pare Palitto, no? Credo. È rimasta in Unione Sovietica e quindi sostenere che il grande è più conveniente del piccolo mi sembra che sia una concezione che dal punto di vista economico e industriale risente di una mentalità, insomma, in cui c'è l'accentramento statale, cioè non esiste più, cioè, è una cosa che non fa più nessuno. Secondo, la fabbrica di cui ho parlato si chiama Solvis in Germania, ma ce ne sono altre. Zero emissione di CO2, è un nome buffo perché questi sanno il latino ma non tanto bene sti tedeschi, perché è composto dalle parole sol, che sarebbe il sole, e vis, che sarebbe forza, la forza del sole. Si è fatta i suoi investimenti da sola, senza nessun sostegno statale. Quindi vuol dire che dal punto di vista del mercato la cosa rientra, anche perché questa azienda, come ripeto, nei 15 anni è passata da 4 a 100 addetti e negli 8 anni successivi da 100 a 200 addetti, pur lavorando a tempo pieno. Quanto ai modelli drogati, i modelli non sono drogati dallo Stato, i modelli sono drogati dai monopoli che nel settore energetico spingono le persone a comportarsi in un certo modo e impediscono che si comportino in maniera diversa. Se ci fosse una pluralità di soggetti, e questa pluralità può essere data soltanto dal fatto se si sviluppa l'autoproduzione per l'autoconsumo, a quel punto i modelli non sarebbero drogati e chi produce energia a prezzi più bassi e quindi consumando meno mondo, meno fonti fossili, sarebbe vincente nei confronti di chi invece la produce a prezzi più alti, come sono i monopoli, che se la possono permettere perché non hanno nessuna concorrenza. Va bene, direi che possiamo concludere la serata, ringraziamo di nuovo tutti e speriamo che la serata sia stata di vostro gradimento e che soprattutto sia riuscita a darvi delle risposte.